Ritmi tutt'altro che lenti in casa della CS Gesinti Futsal Pistoia, che non vuole farsi trovare impreparata alla nuova avventura nel campionato di Serie A2 di calcio a 5. La strategia della società del presidente Alessandro Vannucchi è stata chiara fin dai primi giorni dopo lo storico traguardo: partire con un gruppo già collaudato. Per questo, subito ufficializzata la conferma del direttore sportivo Simone Ragazzini, arrivato a Pistoia un anno fa, e di mister Cristian Busato, al suo terzo anno sulla panchina pistoiese. Il suo vice sarà ancora Emanuele Begliomini, e poi via ai giocatori. I primi nomi ad essere bloccati sono stati quelli del portiere Giacomo Cerri, di Alessandro Calamai e Nicola Morganti, e si parla di tre importanti tasselli protagonisti della passata stagione. Negli ultimi giorni è arrivato anche il sì del capitano: Tiago Daga vestirà ancora la maglia arancione, e come lui anche Borja García González, un giovane sul quale puntare anche in A2. A questi si aggiunge Gaetano Mangione, il numero 10 della CS Gesinti, una delle conferme più attese. Sarà un campionato difficile, formato da squadre molto esperte. Pistoia partirà con l'obiettivo della salvezza, ben consapevole delle difficoltà che potranno esserci, ma non per questo con minor stimoli e voglia di far bene.